In questa puntata parliamo di calorie e macronutrienti, catabolismo e anabolismo, retroregolazione ormonale, Russian swing con la kettlebell e infine l'anatomia, il sistema endocrino. Fit Blitz, un programma di Polina Ferrari. Ciao ragazzi, con voi Fit Blitz e io sono Polina Ferrari. Oggi è la puntata 20. Parliamo degli alimenti e le quantità diverse di energia nei carboidrati, proteine e grassi, anche nell'alcol. Gli alimenti sono composti da quantità diverse di macronutrienti, carboidrati, grassi, proteine e all'alcol. A loro volta questi alimenti forniscono la quantità diversa di energia. Per esempio, un grammo di carboidrati o di proteine fornisce 4 kcal di energia. I grassi forniscono al grammo 9 kcal di energia e alcol fornisce 7 kcal di energia a grammo. Come vediamo, il grasso è la forma più concentrata di energia, visto che contiene il doppio delle calorie rispetto a proteine e carboidrati. Ma non è di certo la forma migliore di energia per l'esercizio fisico. Il valore energetico di un alimento dipende dalla quantità e percentuale di macronutrienti. Una fetta di pane e 7 grammi di burro contengono la stessa quantità di kilocalorie. Ma nel pane l'energia proviene dai carboidrati, mentre nel burro proviene dai grassi. Il metabolismo è l'insieme di tutti i processi biochimici che avvengono nel nostro corpo. È suddiviso in due fenomeni: anabolismo, la formazione di molecole più grandi, e il catabolismo, la degradazione di molecole grandi in quelle più piccole. Il metabolismo aerobico sfrutta l'ossigeno. Metabolismo anaerobico avviene senza ossigeno. Un metabolita è un prodotto del metabolismo, ovvero qualsiasi sostanza prodotta dall'organismo è un metabolita. Il metabolismo basale è il tasso del dispendio calorico del corpo. Il nostro metabolismo basale è il numero delle calorie che serve al nostro corpo per mantenere le sue funzioni vitali, come il respiro, il battito cardiaco e anche l'attività degli organi durante il sonno. Adesso parliamo dell'endocrinologia, il sistema di feedback o di retroregolazione. Il meccanismo di retroregolazione è un sistema mediante il quale i livelli di ormoni vengono mantenuti in un range ristretto. Si stabilisce una stretta interconnessione tra ormone e bersaglio. Bersaglio controlla la secrezione dell'ormone. È un sistema in cui vengono scambiate le informazioni tra ghiandola che produce l'ormone e l'organo bersaglio, in senso bidirezionale, continuamente. Feedback negativo, per esempio, è quello esercitato dagli ormoni tiroidei sull'asse TRH TSH o quello del cortisolo. La componente positiva TRH è negativa. O insieme hanno un controllo sofisticato dei livelli di ormoni circolanti. Una piccola riduzione dei livelli degli ormoni tiroidei determina un aumento della secrezione del TRH e TSH, che stimolano la tiroide a produrre gli ormoni tiroidei. Così tornano nell'equilibrio normale. Feedback negativo si realizza nell'inibizione dell'azione dell'ormone mediante la riduzione dei suoi livelli circolanti. Il feedback positivo si realizza con la stimolazione all'azione ormonale. Feedback lungo si verifica quando la secrezione di un ormone richiede l'intervento del sistema ipotalamo-ipofisario. Feedback corto si verifica quando un ormone regola la secrezione dell'ormone deputato al controllo della sua stessa secrezione, qualora la produzione di questi ormoni avvenga nelle sedi vicine. Il feedback ultracorto si verifica quando un ormone è in grado di controllare la propria secrezione agendo direttamente sulla cellula di produzione con una modalità di tipo autocrino. Regolazione paracrina. L'ormone prodotto a livello della ghiandola endocrina raggiunge il tessuto bersaglio tramite il liquido extracellulare. Regolazione autocrina è quando l'ormone prodotto a livello della ghiandola endocrina ha l'effetto sulle stesse cellule che l'hanno prodotto. Regolazione endocrina. Quando l'ormone prodotto a livello della ghiandola endocrina raggiunge il tessuto bersaglio tramite il torrente circolatorio. Il feromone trasmette tra cellule di organismi diversi. Adesso andiamo in palestra. Vediamo l'esercizio
Lo swing con la kettlebell. Posiziona la kettlebell di fronte a te, piedi larghezza delle spalle e punte leggermente ruotate verso l'esterno. Piegati leggermente sulle ginocchia, schiena a 90 gradi in avanti ed impugnala. Non stringere in maniera eccessiva la kettlebell, ma allo stesso tempo assicurati una buona presa. Riempi il diaframma di aria e contrai i muscoli del core. Petto in fuori, scapole depresse e attivo i muscoli del gran dorsale. Stacca la kettlebell dal pavimento e fallo oscillare all'indietro. Quando la kettlebell ha raggiunto la massima profondità con un movimento esplosivo, contrai i glutei estendendole anche e le ginocchia fino a portare il corpo in linea retta. Non appena la kettlebell ha raggiunto la massima altezza, accompagnala seguendo i movimenti inverso e riparti. Siamo tornati dalla palestra e parliamo dell'ultimo argomento. Anatomia, ovvero il sistema endocrino. Il sistema endocrino induce le modificazioni a lungo termine nelle funzioni di altri sistemi. Vediamo organi, componenti e loro funzioni. Epifisi, controlla i cicli riproduttivi e i ritmi circadiani. Ipofisi, controlla altre ghiandole endocrine, regola la crescita ed il bilancio idrosalino. Tiroide, controlla il metabolismo tessutale e i livelli ematici di calcio insieme alla paratiroide. Paratiroide regola i livelli ematici di calcio. Timo controlla la maturazione linfocitaria. Turrene regola il bilancio idrico e le funzioni cardiovascolari e respiratorie. Rene controlla la produzione di eritrociti e la pressione ematica. Pancreas regola i livelli ematici di glucosio. Gonadi, tra cui i testicoli e le ovaie. I testicoli sostengono le caratteristiche sessuali maschili e anche la funzione riproduttiva, mentre le ovaie sostengono le caratteristiche sessuali e la funzione riproduttiva femminile. Fit Blitz, un programma di Polina Ferrari.